Semplice. Allora, cominciamo a conoscere un po' meglio Michele, perché diciamo il grande pubblico conosce Boldrin legato al movimento Fare per fermare il declino, ma naturalmente Michele Boldrin è molto Più altro. vecchio. No, molto altro. Cerchiamo di fare una breve fotografia. Padovano, cresci a Venezia e scappi negli Stati Uniti, proprio tre step importanti, ti laurei e vai negli Stati Uniti. Intanto perché non sei rimasto a fare un qualunque portaborse e te ne sei volato in America? Dunque, non sono scappato poi di fretta perché alla fine ho fatto altre cose prima di laurearmi, sono uno laureato in ritardo, cioè a 26 anni, ma non per scarsa applicazione, ma per... Beh, sono andato via perché siccome avevo deciso di laurearmi, di fare quelle cose, perché alla fine mi interessava la ricerca seria, mi sono reso conto che lì dove ero, in generale in Italia, non lo potevo fare. Al tempo tenete conto che l'università italiana non c'aveva nemmeno i dottorati, adesso almeno formalmente ce li ha, non sono, fatte salve le solite ottime eccezioni, in media è una cosa molto seria, comunque al tempo nemmeno c'erano, quindi se volevi fare ricerca per davvero te ne andavi all'estero a studiare, magari con l'intenzione di ritornare, che era quella che avevo anch'io. Se volevi solo fare la carriera universitaria stavi lì a portare le borse, siccome io da piccolo facevo lo scalatore e avevo la mano piena di calli, mi sono detto i calli ce li ho già. Non mi serve portare le borse per renderli più solidi, vado a fare un'altra cosa. Quindi, non è che sono scappato, ti dirò, nel senso che sono andato a fare quello che dovevo fare nel posto che me lo permetteva. Poi ci sono rimasto perché mi hanno trattato infinitamente più bene di quanto mi sarei mai immaginato. E quando ho fatto io il tentativo di tornare, poi anche l'ho fatto. Tra l'88 e il 90 ho fatto la mia bella domanda a ordinario. Hanno deciso che c'era della gente apparentemente più brava di me, nonostante il loro curriculum fosse sostanzialmente più corti dei miei, e fine. Quindi tanta America, anche Spagna, giusto? La Spagna è venuta dopo, no? Sì, mi sono fermato in America, appunto, il primo lavoro è stato a Chicago, poi l'ho cambiato per ragioni familiari, siamo andati a Los Angeles, insomma, poi tornato a Chicago. Poi a un certo punto mi è venuta un po' la nostalgia dell'Europa più che dell'Italia, mi ero stancato degli hamburger, del caldo e del freddo di Chicago, anche caldo d'estate. E avevo avuto rapporti scientifici con gente in Spagna che stava cambiando, stavano costruendo e gli è andata relativamente bene due o tre università nuove che volevano essere internazionali, eccetera, eccetera. A me piaceva Madrid, piaceva sto gruppo, mi hanno tentato, ci sono andato e quindi ho stabilito questa relazione con la Spagna. Poi in realtà la Spagna che era partita tanto bene proprio in quegli anni, la seconda metà degli anni 90, smette di fare riforme, smette di cambiare, è una delle cose dove smettono. Per primi erano partiti bene, poi si sono fermati a metà del guado e proprio l'università. Mi sono Università. reso conto che l'idea che facevamo in questa università a Madrid, che si chiama Carlos III, Carlos III, una grande cosa internazionale, non funzionava. Avevo offerte agli Stati Uniti da vari posti, Pennsylvania, Minnesota, eccetera, e ho deciso di tornare lì perché insomma, mi interessava di più fare ricerca che non. Insomma, Quindi diciamo uomo di è andata così. sì, di ricerca di università, torna poi in Italia, facciamo questo grande balzo. Più o meno a un anno fa, a luglio, viene pubblicato il manifesto di Fare per fermare il declino, che poi a novembre diventerà un partito fondato da sette, come si possono definire, italo-filo-americani? No, beh, dunque la cosa nasce così in realtà. Io non è che sono tornato in Italia, tra l'altro, il tutto, poi i famosi casi della vita, no? Io in realtà finalmente, dopo aver fatto per 4 anni il lavoro di direttore del dipartimento, dove ero, che per gli italiani è un'università che gli italiani non conoscono, ma è una molto famosa università privata americana, è quella della Rita Levi Montalcini, che lì è conosciuta come Rita, perché il resto non riescono a dirlo. Quindi l'unico nome che ha la signora lì è Rita. Non gli viene niente, Montalcini, cioè rischi di vedere la lingua che si ingroppa. Cartoccio. Io sono in sabbatico, sta finendo adesso, cioè il premio, in Italia la gente pensa che fare il direttore del dipartimento sia perché sia importante, lì è tutto l'opposto. Se vuoi fare ricerca fuggi dai ruoli di potere amministrativi, però ogni tanto i colleghi ti puntano il fucile e dicono no, tocca a te stavolta. L'avendolo fatto per 4 anni ti becchi un bel premio, che è un anno e mezzo di sabbatico, che vuol dire che puoi andare dove diavolo vuoi a fare quello che vuoi, a scrivere i tuoi libri, le tue ricerche senza che nessuno ti chieda niente e l'università è così gentile a pagarti lo stipendio. E quindi io mi ero organizzato sta roba a Palma de Mallorca per stare in pace con i miei cani.
Poi nel frattempo è successo che abbiamo deciso di fare una cosa che andava maturando da tempo. In realtà il ritorno mentale in Italia avviene attorno al 2006. Un gruppo di amici, tra cui appunto alcuni dei fondatori, tutti italiani, economisti che lavorano in America, adesso non faccio la lista, se no... No, però so. Dice, ma senti, l'Italia è una roba strana, lì va sempre peggio, bisognerebbe studiarla un po', perché non facciamo un blog fra di noi per parlare di economia seriamente, ma in maniera informale, così cerchiamo di capire cosa succede. Si chiama Noise from America, credo che alcuni lo conoscano, è nato del tutto in sordina, poi ha avuto anche una fase di splendore. E la cosa divertente è che, siccome eravamo tutti veneti, noi lo leggevamo in veneto. Se voi legge... Noise from America vuol dire rumore, non volevamo prenderci sul serio, quindi è solo un rumore all'America. Però se lo leggi in veneziano viene fuori Noise from America, nel senso che sono tutti dal Veneto, non sono... e niente, siamo arrivati a sta conclusione, che è poi quella che c'è nel manifesto, che il problema del paese è che c'è una classe dirigente che non so se la merita o meno, qui il dibattito è aperto, però di sicuro non è quella giusta per uscire dal declino. Noi il declino l'abbiamo visto da un pezzo, non è che è iniziato l'altro giorno. E allora abbiamo cominciato a riflettere fra di noi, bisognerebbe cercare di spingere da fuori in Italia la gente, insomma i partiti non funzionano, bisogna cambiare classe dirigente. A un certo punto due di noi, io, Sandro Brusco e Andrea Moro, abbiamo preso un po' il coraggio e abbiamo cominciato a cercare persone qua che avessero un sentire comune al nostro. Non conoscevamo bene, la persona che conoscevamo meglio degli altri fondatori è Carlo Stagnaro, che avevamo incontrato a dei convegni. Giannino lo conoscevo un po', De Nicola un pochino, ma non molto, e abbiamo lanciato sta idea. Loro all'idea sono stati interessati, poi abbiamo coinvolto anche Luigi Zingales, con cui si parlava, e così i sette, insomma i quattro americani, tre. È nata così. Devo dire che all'inizio era proprio un invito, nessuno di noi, io almeno di sicuro, non mi vedevo proprio a fare politica e non mi vedo tuttora, come noterai dalla mia maniera di comportarmi, non sono il tipo adatto. Noi volevamo fare un po' uno stimolo, insomma, cioè, eravamo convinti che nella società italiana c'era della gente capace che forse se gli davi un pungolo si metteva in moto. Ma scusami, ti interrompo tanto per chiarezza, perché poi siete giovani come anno del partito, dico. Ah, beh, così. Come nascita anche del partito. Anche di spirito, poi. E soprattutto di spirito. Di gambe un po' meno. Ma ecco, la domanda neanche intelligentissima, però pragmatica, perché ho capito che il vostro partito si distingue per questo. Siamo dei tipi molto pratici, sì. Dove state? Cioè, dove vi collocate? Perché mezzo fra voi due. Abbiamo capito cosa non siete in questo anno, però se tu ti dovessi collocare, non dico dare un colore, però dove vi si può collocare nel nostro panorama politico? In un sopra. Posto, ecco, dicevo, in un posto. L'ho data che 50 volte questa risposta, sempre la stessa, sopra, ma proprio sopra. No, ma non perché è arroganza, perché la base dell'analisi, cioè il nostro uno degli ragionamenti di fondo, sono due pezzettini del ragionamento, semplici, semplici, banali, banali, che sono quei due testi, una quella cosa che abbiamo chiamato le 10 proposte e l'altra il manifesto. 10 proposte è della serie Santa Maria Mater Domini, le cose a fare in sto paese per farlo ritornare a funzionare, crescere e non rimanere, perché le mosche ce l'hanno con me, e non cadere in Algeria, ma piuttosto finire, non in termini di temperatura e clima, che va benissimo questo, ma in termini sociali e economici, in Finlandia, Danimarca, scegliete voi quello che vi piace di più, sono ovvie. Salgo in treno quando vado in Italia, quando vado a sciare in Valbadia, e il signore che scia accanto a me mi ripete, sì, perché devo tagliare la spesa pubblica, le tasse, la gestione non funziona, lo sanno tutti, non è una roba, non bisogna avere il PhD, però non lo fa nessuno. Allora uno fa un'analisi e si rende conto perché non lo fa, perché il sistema che c'è, che si è venuto a creare in questi ultimi 30 anni in particolare, si regge su un connubio fra tre pezzettini, una classe politica di questi partiti che è autoreferenziale, si autoriproduce anche grazie al Porcellum e tante altre cose, una burocrazia statale pubblica ampia, veramente potente, che di quella classe politica si alimenta e la alimenta, e che è il vero potere nascosto. Tutti qua in Italia a parlare di poteri, come li chiamate? Poteri forti, no? Beh, quello è quello fortissimo. Cioè, se c'è un potere fortissimo in questo paese, sono i 5.000, 8.000 alti dirigenti di un po' tutto del pubblico. E una parte del paese, questa è una cosa molto precisa nella nostra posizione, una parte del paese, che sono sicuro non è qui rappresentata, sono sicuro che qui c'è tutta la parte buona, ma una parte del paese che è decisamente parassitica, ma non perché sono nati cattivi se lo sono scelti, ma perché il paese che abbiamo costruito offre un tale spazio a attività parassitiche,
eccetera, eccetera, che è lì e la gente se ne approfitta. Queste tre cose si tengono assieme. Allora, queste tre cose si tengono assieme, però stanno succhiando, ammazzando la parte produttiva. Allora, o la parte produttiva, o che vuole essere produttiva, o che ha l'aspirazione a una vita migliore, magari se non per loro, per i loro figli o nipoti, riesce a darsi identità politica e a dire no, bisogna cambiare il meccanismo, sennò qui finiamo in Algeria, o fa questo gesto, o se continua a rimanere com'è adesso, divisa fra tu sei comunista e io sono fascista, quindi dobbiamo odiarci a priori e a discutere di, francamente, se non so se posso usare un po' di francese, cretinate, invece di cose concrete, si finisce dove si finisce. Basta guardare sto governo, no? E quindi quello è il messaggio, quindi dove ci collochiamo? Sopra in questo senso, nel senso che facciamo un invito alla gente che ha a cuore il futuro del paese e che ha la capacità di farlo e dire guardate, dimenticatevi per un momento il colore della bandierina, ci sono 10, 15, 20 cose estremamente ovvie da fare, richiedono un po' di coraggio e di sapienza tecnica, però si possono fare, facciamole, dopo magari non abbiamo riaggiustato la macchinetta, ritorniamo a litigare fra Guelfi e Ghibellini perché ci diverte, ci abbiamo il Palio, ci abbiamo anche i Guelfi e Ghibellini, però nel frattempo salviamo la baracca. Ecco, il fatto magari di, tu dici abbiamo il Palio eccetera, tu sai che in Italia noi siamo molto radicati alle tradizioni o comunque alle ideologie forti, no? Ti immagini, io parlo sempre in Veneto, adesso ecco. Qua c'ho delle difficoltà, mi sono costretto a parlare italiano. Quindi il fatto che voi non abbiate, diciamo che siete un po' più laici da questo punto di vista, il fatto che non ci sia un'ideologia forte dietro, secondo te in questo momento può essere un merito o un demerito? Cioè vi ha pesato non avere un simbolo radicato? Beh certo, noi eravamo una start-up, ti dirò che adesso al di là poi degli incidenti che sono successi, che tutti sanno e che se mi permettete evitiamo di tornarci sopra. No, dopo ne parliamo, no, certo, tu mi hai detto fai domande cattive. I'll take the fifth. No. Prendo il quinto emendamento. No, assolutamente no, non abbiamo quinto emendamento alla Versiliana. Comunque no, dicevo, non abbiamo un'ideologia comunque, forte, quindi è un problema o no questo? Il problema è che a cosa serve l'ideologia? Cioè a me interessa che i famosi treni arrivino in orario, le pagnotte siano fatte, i ragazzini aprendo la cosa. Prima di tutto la gente dovrebbe a me, io penso che la politica e lo Stato e la cosa pubblica sono delle cose che servono per vivere bene, anzi possibilmente meglio. Dopo possiamo anche, primo un vivere, dopodiché possiamo anche decidere, che a me sembra una cretinata francamente, ma possiamo anche decidere che la politica è quel luogo dove facciamo dei grandi confronti filosofici che non si risolveranno mai. Su cos'è assolutamente giusto o assolutamente ingiusto. Però non è un lusso quello dello scontro filosofico-ideologico che finché sono ricco e pasciutto, cioè se sono la Norvegia capisco, hai capito? Se sono l'Italia che declina, il cui reddito oggi è uguale in media a quello di 20 anni fa e fa drin 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 e dove i migliori scappano, forse la filosofia per un attimo la metto a parte e mi concentro. Quindi la nostra ideologia c'è ed è l'ideologia del... c'è un'ideologia dietro. E dice, la cosa pubblica, la gestione della cosa pubblica è, uno, una cosa che deve essere proprietà dei cittadini, cioè deve esserci un mercato politico dove la gente entra e esce e lo fa come un hobby serio, ma lo fa. Due, questa cosa deve servire per permettere alla società civile di funzionare bene, di svilupparsi, di arricchirsi, di vivere a proprio modo, in libertà, in maniera decente. Quindi c'è questa è l'ideologia. Okay? Il problema è che qui, in società complesse, è sciocco pensare che da 2 o 3 assiomi che siano rivelati religiosamente o da un grande pensatore del passato tu possa risolvere tutto. Io lo chiedo sempre a tutti, cioè dico com'è che riesci a decidere da principi filosofici come organizzare il sistema elettrico? Beh. O come produrre l'energia elettrica? O quanto inquinamento ci possiamo permettere e quanto non ci possiamo permettere? Sappiamo tutti che sarebbe bello averne zero, peccato che con zero non si magna. D'altra parte sappiamo che è terribile averne 100 perché moriamo tutti. Il numero in mezzo, quello giusto, lo trovo in base a principi filosofici o a principi pratici di cosa è meglio fare. Certo. Questo è il punto di vista. E devo dire che questo pragmatismo poi si è letto, si è visto attraverso i vostri 10 punti, Omar. Sì, no, peraltro, scusa se ti interrompo, non voglio sembrare... visto che voi siete molto fautori di questa concretezza, non voglio sembrare, come dire, egoista generazionalmente parlando, poi le persone più age presenti in platea daremo anche il modo ovviamente di intervenire su temi a loro cari. Lode anche che carino, vi ha dato di vecchi a tutti, avete no, notato? Più age. Con quanta eleganza, ok, prego. No, ecco, in realtà lode anche al grafico del vostro sito che è molto chiaro, dovizia di particolari poi entrando approfondendo nelle varie 10 proposte, però veniamo ai giovani, perché... teoricamente queste 10 proposte sono molto allettanti e
lasciatelo dire, insomma, faccio un po' l'avvocato del diavolo, anche non troppo dissimili da riflessioni fatte da PDL e PD che ci hanno svegliato la mattina dato augurato la buonanotte per oltre 20 anni, ahimè, facendoci tuttora passare le notti insonne. Diamo allora, visto che siamo fautori del concreto, da presidente del FID, parole concrete di conforto e speranza ai giovani. E per giovani intendo i giovani disoccupati, i giovani laureati, i giovani che da grandi vogliono fare gli imprenditori, quindi piccole e medie imprese, e quindi giovani anche lavoratori subordinati, in maniera concreta, anche telegrafica. Iscrivetevi a fare. Poi? Così? Basta. Dopo da lì andiamo avanti. Cioè, è il primo step. Ecco, appunto, capisci, quella delle parole di speranza sono quelle cose, io capisco, il buon Saccomanni è un buon tecnico, no? Questa idea che il politico deve raccontarti che va tutto bene, madama la Marchesa. No, sarà che di professione faccio lo scienziato, quindi la verità o le approssimazioni alla verità, per carità, non ce l'ho in tasca, ma le approssimazioni alla verità, o meno le non bugie, le preferisco ai panicelli caldi. Io credo che la speranza ai giovani si può dare solo, anzitutto, se la prendono in mano e decidono di prendersi in mano la gestione del paese e i loro destini, punto numero uno. Una delle cose che è andato a remengo in questo paese nei 30 anni che sono andato via, aveva cominciato quando sono andato via, è il senso della responsabilità individuale. Forse io, cresciuto in una certa maniera, famiglia anche povera, cioè, ce l'avevo forte, e in America mi sono trovato a casa subito, cioè, era uno di quei posti dove ti prendi la tua responsabilità, se sbagli paghi, se fai giusto ti premiano. Io sono rimasto alla fine, perché guarda, proprio, visto che siamo sul personale, raccontino personale, io ero al terzo anno di dottorato, ovviamente il dottorato dura 4-5 anni, quindi non ero ancora sul mercato del lavoro. A un punto l'ho anche raccontato in un altro posto, nessuno ci crede, è vero. Ma arriva una telefonata a casa, era aprile, il mercato del lavoro accademico a marzo finisce, quindi il mercato era finito, ma io non ero sul mercato, dovevo andare l'anno dopo. Avevo scritto un paio di cose che poi sono diventate note, ma arriva una telefonata da Chicago, da un signore che dichiara di essere Robert Lucas. Robert Lucas è un signore che ha preso il premio Nobel 95, che già al tempo era un semidio per noi. E dice, ma guarda, abbiamo letto le tue robe, ci interessa molto, ho trovato il tuo numero di casa, perché mi hanno dato in dipartimento, noi non abbiamo più posti perché quest'anno abbiamo già chiuso, non sappiamo di te, però ho trovato una maniera di farti venire, verresti. E io mi ricordo, gli ho detto, scusa, possiamo fare una cosa? Posso chiamarti io? Perché ho paura che questo sia uno scherzo, un amico mio, ero italiano. E lui questo mi ha risposto, perché il diavolo dovrebbe essere uno scherzo. Ma dico, vabbè, no, scusami, cioè, sono un po' imbarazzato, però davvero, fa lo stesso, vabbè, dice, chiama tu. E io chiamo, mi faccio passare sto qua, ed è proprio lui, dico, mazza, cioè, impossibile, capito? Questo meccanismo di responsabilità in questo paese non c'è. E una cosa che noto è che molta della gioventù lo sta perdendo ulteriormente. E quindi credo che il primo appello di speranza sia di fare un invito a prendersi in mano la propria vita, il proprio paese e quindi anche la propria politica. Dopodiché, la speranza viene da cosa? È plateale che abbiamo costruito un paese che si rifiuta di crescere, che si rifiuta di mutare, che non è un posto per gente capace. Questo non vuol dire che tutti i capaci scappano, però permettetemi, ormai il mondo lo giro e la gente lo vedo, la fuga di talenti italiani, e non solo di cervelli universitari, ma di imprenditori, architetti, ingegneri, medici, biologi, quello che volete voi, è immane. Ed è sempre peggio anno dopo anno, perché quando sono andato via io 30 anni fa eravamo un rivoletto, adesso un fiume. Michele, e quindi vanno cambiate, parlando troppo. No, ti fermo, ma questo è il riscaldamento, poi iniziamo sul serio dopo la pubblicità. Ben ritrovati, siamo in compagnia di Michele Boldrin, già siamo un po' entrati dentro l'argomento che ci interessa, abbiamo sviscerato solo alcuni dei tuoi 10 punti, alcune tue idee, però adesso arriviamo, insomma, alle domande quelle serie. Intanto nasce questo partito, io non so se voi ve lo aspettavate o meno, no. Se era un momento anche particolare, però subito avete riscosso molto successo e entusiasmo, credo 70.000 iscritti subito in pochissimo tempo. Poi però è successo qualcosa e alle elezioni voi avete preso credo l'1,1%, non avete nessuno alla Camera, non avete nessuno al Senato, non lo so se
mi mandi a quel paese se dico che comunque è stata una sconfitta. No, non ti mando a quel paese, cioè, ti immagini, l'ho scritto, l'ho ripetuto, cioè io non sono mica uno che si racconta fantasie. Cioè. Ecco. Quindi, visto che tu ci tieni a questa domanda, eccomi qua e te la faccio. Oscar Giannino in tutto questo, non voglio stare a affrontare tengo, il problema della la falsa laurea. La mandiamo in politica, secondo me, è bravissima. Non voglio affrontare il problema della Lei falsa laurea. Lei si vuole laurea. Candidare con noi? No, grazie. Però quanto ha pesato questa, questo scandalo della falsa laurea? Cioè, quanti voti vi ha portato via? Guarda, non lo so. Posso solo dirti che di 80.000 aderenti circa che non sono arrivati, se ce ne sono rimasti un decimo, va bene. Se tanto mi dà tanto. Posso dirti che era plateale nella settimana precedente all'esplosione delle storie, che tutti i sondaggi che cominciavano ad arrivare ci davano tranquillamente al 6%. Posso dirti che ho ricevuto migliaia, ma migliaia e migliaia di email in quei giorni, in cui mi dicevano di tutti. Devo dire che la stragrande maggioranza non mi ha insultato, a me mi hanno detto mi dispiace, ma nonostante tutto io non la voto più, perché il mio calcolo a naso è che abbiamo perso 6 voti su 7, forse 7 su 8, non lo so. Non lo so perché non ho la bacchetta magica, non, i 2 però milioni... Però sei un economista e conti li sapete. No, fare, beh, no, sto facendo, i calcoli sono, adesso non sto qua a annoiare la gente come li sto facendo, però insomma la mia idea è che avremmo preso 2 milioni e mezzo di voti. Ma forse non è che era un pochino troppo poco democratico, cioè nel senso aver accentrato tutto su un'unica persona poi ha portato che... Tu vuoi che io faccia in pubblico persona... la storia del partito? Certo, abbiamo fatto degli sbagli di ingenuità. Bisogna anche rendersi conto delle cose, adesso credo che qui ci siano delle persone capaci di intendere. Tu parti con un manifesto in cui in realtà pensi di stimolare qualcun altro, cioè non vuoi fare tu il politico in prima persona. Poi tu, ti rendi conto, tu Boldrin, tu Sandro Brusco, certo, tu adesso okay. Non so cosa Oscar avesse in mente, ma insomma, di sicuro, mettiamola così, i 4 americani, guarda, okay. Non esiste, anche perché io sono, assieme a Luigi, quello un po' più socievole, che riesce a non arrossire parlando in pubblico, se tu prendi Andrea, lo metti qua, si volta di lì e mi dice le domande, me le mandi per iscritto, se sono in formula è meglio. Quindi non me, cioè è un grande scienziato, però è una persona seria che sta tutto al mercato del lavoro e dell'educazione, però non me lo vedo. A far comizi, ecco, cioè, anche se ne ha fatti un po', detto, sai, è divertente dopo una volta che passi l'emozione, però Madonna quanto sudore. Insomma, no, ecco, quindi ti immagini se questi avevano queste idee, poi gli amici che erano dietro non dicevano, guarda Michele, io i documenti te li faccio, tu fai, ma non mi metter lì sul palco che non c'ho proprio l'anima. Quindi poi è arrivata questa esplosione di gente che era quello che avevo in mente, perché io lo chiamavo il miracolo anche nella discussione con Giannino, sì. Che negava la possibilità, dicevo, guarda che la domanda sociale c'è. Si tratta solo di fomentarla e organizzarla. È successo tutto estremamente rapidamente, perché non avevamo una lira, non c'era organizzazione, c'era nulla, tutto volontariato. Pensa che geni, il manifesto è uscito il 28 luglio, sì. Cioè pensa a te se è il momento migliore per avere, cioè, ed era un sabato, gli italiani erano tutti in macchina, in treno, in aereo, che andavano in vacanza, cioè era la maniera migliore per non farsi notare. L'abbiamo preso quel giorno lì perché siccome gli ha messo i soldi di nostro e più di tanto non riuscivamo a arrivare, credo che abbiamo speso 35.000 euro in 7 per fare sto lancetto, e abbiamo detto beh, costo minimo, vai, di più non mi posso permettere per il paese, il mio patriottismo arrivava lì. E poi è esploso, abbiamo dovuto farlo da soli e c'è stata tutta una fase in cui si è dibattuto se farlo o non farlo. Poi, siccome il sistema è quello che è, siccome io ero l'unico in giro per l'Italia degli americani, perché gli altri dovevano lavorare, cioè io ero in sabbatico per caso, ma gli altri dovevano lavorare, cioè in università americana non è mica che dico, no guardi scusi, c'ho un impegno politico in Italia, ci vediamo fra 6 mesi, cioè quello ti licenzia. Oscar era ovviamente la persona di gran lunga più conosciuta al grande pubblico, anche delle capacità mediatiche che tutti noi ci sogniamo di avere. Non voglio stare qua a fare i processi puri. È successo questo qua. Abbiamo sbagliato? Certo che abbiamo sbagliato. Ti immagini, l'idea di fondo era proprio l'opposto, che si presentava una squadra, un team di talenti, eccetera, eccetera, è diventata questa cosa personalizzata. Ma adesso... E quindi questo l'abbiamo pagato mostruosamente, mostruosamente. Tu, credo, tu, proprio tu, no, penso proprio sia una frase tua che l'hai definito come un arto da amputare, quindi adesso non pensate palle, di... Cioè, guarda, quella proprio la sta... No, davvero, perché... Era una frase tua che troviamo era una ovunque. Frase mia, ma le cose vanno dette intere. Se io dico Cipirimerlo, tu non puoi dire Boldrini è insensato, dice sempre Cipirimerlo. Cioè, dipende in che contesto lo sto dicendo, giusto? Allora, il contesto, e lo ripeto per la 47esima volta, è la seguente. C'è la signorina, molto gentile, mi fa un'intervista. Mi chiede, in realtà, non di Oscar, mi chiede, lei approva
ciò che ha fatto Zingales, e io gli ho dato una risposta che ripeto, speravo di non doverla ripetere. Eh no, qui siamo qua apposta. Se sto zitto, voi vi arrabbiate, se sto zitto, sì. Passiamo alla prossima. No. Passiamo alla prossima, parliamo del tempo. Io ho dato una risposta che è fatta di due parti. Ho detto, guardi, dal punto di vista etico, ovviamente Luigi aveva ragione, ma infatti eravamo d'accordo, ne stavamo discutendo in quei due giorni di come far uscire la cosa bene, permettendo a quel minimo di organi democratici che ci eravamo dati, perché ovviamente era un partito fatto di corsa, ok, ma letteralmente di corsa, di essere loro a decidere, chiedendo a Oscar di essere lui a uscire pubblicamente a raccontare tutte queste famose bugie, diciamo, o sviste, no? Che non c'era solo le lauree, anzi, lauree l'ultima a delle cose di ben più rilevanti, d'accordo? Quello che non vogliamo fare è uno scandalo, cioè mostriamo che c'è una serietà, che prendiamo dei provvedimenti, che li si prende assieme, eccetera. Abbi un attimo di pazienza, ok? Quindi sull'aspetto morale non ci piove, certo. Luigi ha tutta la mia solidarietà. Io l'ho solo criticato per quanto riguarda, diciamo così, la metodologia, la tempistica. Allora, per spiegare questo, dissi, siccome era una cosa seria e importante da fare, è un po' come quando stai amputando un arto da un corpo, è un'operazione difficile, stai togliendo una parte importantissima del corpo, un'operazione estremamente dolorosa, devi anestetizzarlo, devi creare delle condizioni che lo fa. Questo è il paragone dell'arto, quindi il paragone dell'arto in realtà non è un insulto, è l'opposto, cioè quando chiedi a uno che hai messo da leader eccetera di dimettersi a 5 giorni dalle elezioni per una cosa di quel tipo là, e lo chiedi tu, ti stai facendo del male, stai tagliando una gamba, certo. Ok? Beh, cerchi di farlo, santi Dio, cercando di non ammazzare la bestia, ma ecco, o l'essere umano in questo no. caso, no? Quindi la paragone, la metafora dell'arto, okay. È questa. Cioè, spero che questo venga diffuso urbi e torbi e che non mi si faccia più quella domanda, che poi alcuni strumentalmente l'hanno utilizzato per farmi dire l'opposto. Guardi, guardi, mi è venuto il guardi. Guarda, perché ti sto cominciando a essere antipatica. No, ma no, ma no, mi ci sto abituando, però... È veramente andare in cerca della baruffa per la baruffa. No, insomma, no, la baruffa la metafora no, però... è, no, dello scandalo per lo scandalo. Certo. La metafora è chiarissima. Ok, no, ma abbiamo capito, capisca, sì, no? Sì, no, abbiamo capito, ma brevemente perché poi... Perché la mia battuta era, avreste preferito che avessi detto che era come togliersi un foruncolo? No, 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 decisamente meglio l'arco. Anche... appunto, cioè una roba seria, dice una roba seria, mi sto tagliando un arco. Ma avrà comunque un ruolo nel vostro... futuro oppure se lo sceglie lui, ah, noi okay. abbiamo delle regole su questo, io personalmente e la gente che conosco già abbiamo delle regole che vogliamo rispettare, nel momento in cui chiediamo etica, moralità, responsabilità, senso a tutti, lo dobbiamo applicare su di noi, okay. Sarà che sono diventato anglosassone, so che in Italia, e l'ho visto in questi giorni con i discorsi assurdi che ho visto fare e scrivere sul signor Berlusconi e le sue condanne, ah, sono un pesce che fuor pare d'acqua. Non si possa più chiamare cavaliere, ma che per me non ho mai chiamato cavaliere, sì. Cioè io da quel punto di vista sono molto francese, al più chiamo tutti signore e signora, oh. Oppure li chiamo per nome, siccome, se hai delle regole, le regole sono quelle, fare il politico, rappresentare gli altri, ricevere una delega di potere è una cosa seria, devi essere come la famosa moglie di Cesare, d'accordo? Quindi a fronte di quello la persona non è adatta, a mio avviso. Lui può farlo tranquillamente. Io la delega non mi sento di darla. Dopodiché è una persona che può contribuire enormemente. Certamente, perché si può okay. contribuire anche facendo altri lavori. Se lo vuol fare, lo può fare. Sembra non lo voglia fare con noi, va benissimo, per carità. Ho un grande rispetto delle scelte individuali. Prima di andare di nuovo in pubblicità, Omar, arriviamo al presente, nel senso parliamo del nostro paese, come sta... ce la farà, ce la faremo, lo sviscereremo poi nel prossimo blocco, però intanto, visto che tu qua rappresenti i giovani, che poi neanche sei tanto giovane o comunque non più giovane di me, non ho capito perché lui fa la parte del giovane in questo talk, qualcuno in ogni modo, fare. Qual è la preoccupazione no, vera? Mi fa piacere comunque che stiate anche sorridendo, un po' sdrammatizzando, questo significa sicuramente che la collega Sera Maglianesi ti ha messo a tuo agio, ma soprattutto che sei autoironico, autoironia uguale autocritica, una delle qualità principe per il presidente di un partito. Però veniamo al main subject di oggi. È possibile fermare il declino? Tu sei un economista, così come il pool che è il tuo seguito riguardo al FID. Quanto veramente siamo, in base ai dati che avete, che analizzate continuamente, vicini al default? Cioè, tra quanto ci argentinizzeremo? Puoi alimentare questa fobia popolare? Dunque, spero invece che tu vada sedato. Noi abbiamo proprio sempre detto due cose. L'abbiamo chiamato declino non per caso. E non default, nel senso che è una cosa lenta. Il problema dell'Italia non è il default sul debito, io lo sono andato ripetendo, ma ben prima di fare, cioè ne ho scritte a palate, ma non solo io. Il default sul debito, certo, si può causare
se continua il super malgoverno e fai continuamente errori drammatici, alla fine, sai, succede. Ma non è né un destino ineluttabile né il rischio vicino. Il rischio vero, quello che stiamo vivendo giorno per giorno, è quello del declino, cioè di una situazione in cui il reddito della gente, la loro capacità di produrre, la loro cultura, produttività, le loro qualità di vita in media, poi ci sono sempre dei privilegiati, dei fortunati, per carità, il 10-20% migliore del paese vive meglio, io sto guardando il 70-80%, progressivamente peggiora. Questo è il problema italiano. All'Argentina ci arrivi così, il problema non è il default. Quindi non, c'è un rischio di default oggi? No, se non si fanno follie, sì se si fanno follie. Fra 10 anni, 15 anni, continuando di questa strada, arriverà? Beh, quello diventa più probabile, sai, perché se continuiamo a essere un paese che pensa che l'uscita dai problemi sia emettere più debito, più spesa pubblica, tassare un po' di più, e non capisce che bisogna recuperare capacità di produrre, di fare le cose bene, di farle funzionare, beh sì, ovviamente un giorno o l'altro arriverà, non c'ho la bacchetta magica per dirti nel 2027 o nel 2032, però me lo vedo, cioè, quindi io di argentinizzazione del paese vado parlando da 10 anni, non è che lo scopro adesso. Certo, i fenomeni, cioè, i sintomi ci sono tutti, si può invertire, certo che si può invertire, ma per bacco, certo che si può invertire, nel senso che alla fine basta che si agglutini nella gente che lavora, e insisto, nei giovani, un coraggio che a volte gli italiani hanno avuto, nel primo dopoguerra l'abbiamo avuto, mi viene l'espressione sull'inglese, scusate, bite the bullet, quando mordi il proiettile perché ti stanno appunto amputando senza anestesia, vai, è venuta bene, e fare quelle cose che sono necessarie a fare. Sia chiaro, io su questo noi siamo stati molto chiari in campagna elettorale, anche in questo senso non abbiamo fatto il partito ideologico buono per tutti, il trucco dell'ideologia è che dici un po' di parole vaghe e fai finta che servi gli interessi di tutti. No, fare per fermare il declino non vuole servire gli interessi di tutti, vuole fare delle politiche che faranno vivere meglio, molto meglio a mio avviso, la maggioranza degli italiani, farò vivere abbastanza peggio una minoranza sostanziale, che sono quelli che mangiano e non fanno, ok? E che forse, se una volta che le cose sono fatte, offriranno ai figli di costoro, di quelli che mangiano, la prospettiva anche loro di far meglio. Però nell'immediato, cioè quando io dico bisogna tagliare in modo drammatico del 70% in media lo stipendio di tutta l'alta burocrazia pubblica, non sto intendendo farli vivere meglio, li voglio proprio far vivere peggio, ma davvero! Ma non perché gli voglio male personalmente, ti immagini, alcuni li ho anche conosciuti, però mi dispiace, prendono stipendi, hanno condizioni di vita che sono incommensurabili a quelle che il paese può permettersi, e siccome i loro condizioni di vita le paga il ragazzotto che invece prende 500 euro a botte di tasse, mi dispiace, fra i due io scelgo il ragazzotto, perché di ragazzotti ce ne sono milioni, e questi 5.000 signori francamente possono vivere con un ottavo di quello che guadagnano. E soprattutto i ragazzotti sono il futuro del nostro paese. E sì, i ragazzotti sono il futuro del paese, ma hai capito? Quindi non è che noi stiamo predicando una specie di roba, per quello io non sopporto i Berlusconi, i Bersani di sto mondo, no? Che sono lì a raccontare no pane e salame per tutti, no, pane e salame per alcuni, gli altri a dieta. Ho il tempo per fare un'altra domanda? Tanto sai, sì, il 70% dei voti ci basta per vincere le elezioni, l'altro 30% va benissimo e va dall'opposizione. Questa tua esperienza politica in realtà non credo sia proprio la prima, tu avevi già avuto... Ma di serie era prima. Però avevi dato anche qualche suggerimento agli albori della Lega Nord? Allora, vabbè. Proprio così mi gioco, full proprio disclosure, la tua simpatia. Full disclosure. Guarda, purtroppo sono uno di quelli che non c'ha avuto l'adolescenza, non andavo in discoteca, sono cresciuto troppo rapido, sono riuscito a farmi sospendere da scuola, vi racconto la battuta. In terza media, credo fosse febbraio del 70, perché ero un po'... c'avevo il cervello un po' attivo, leggevo troppo. Compito in classe sull'enorme tragedia di Piazza Fontana, eccetera, in cui mi si chiede di condannare la violenza, la cieca violenza anarchica. E il mio compito in classe inizia: Valpreda è innocente, lo strage di Stato, le bombe in banca le ha messe il padronato. Quelli di voi che hanno 45 anni o 50 sanno cosa avevo letto. Quindi lì ho fatto la classica cosa di quelli della mia generazione, solo che lo facevano che ne avevano 18, io ho cominciato a 13 a fare. Poi mi sono anche svegliato, sono sempre stato uno molto pratico, adesso non ti racconto degli aneddoti divertenti perché ho smesso di stare in un gruppo
estremista, mai fatto nessun niente di violento, tremendo, però perché ho fatto il conto, non sono andato all'inizio, ho detto ragazzi ho fatto il conto, la rivoluzione non si può fare, sono di più loro di noi, quindi lasciamo stare, qua bisogna fare le riforme. Dice no, ma come la rivoluzione proletaria? Ma che proletari? Dico, ci vivo io, che i proletari cemenano, lasciate stare, cioè. Poi ho detto guardate, avete idea come funzionano le fabbriche? Le fabbriche non si gestionano a colpi di assemblea, ci vogliono gli ingegneri, no? Come il mio amico Francesco che là. E quindi ho detto la rivoluzione via, non si fa, e poi così. E ho fatto anche il dirigente del Partito Comunista negli anni tra il 75 e il 79. Ho mollato proponendo che ci si chiamasse Partito Liberale dei Lavoratori Italiani e ho ricevuto zero applausi a quel congresso. Era il marzo del 79. E anche quello è un ragionamento pratico, perché mi ero chiesto ma com'è che si fa vivere meglio la povera gente, quelli come me poi alla fine, perché non è che ero nato ricco, anzi ero nato piuttosto povero. Mi veniva che l'unica maniera era l'olio di gomito, darsi da fare, avere opportunità, la mobilità, la meritocrazia, e quindi con tutta questa storiella della programmazione socialista non mi tornava, no? E quindi mi sembrava che un po' di libero mercato avrebbe aiutato la gente meno fortunata di origine, più che non la centralizzazione. Quindi quella è la mia stata prima vera esperienza politica. Poi siccome mi sono interessato proprio per ragioni di ricerca di sistemi federalisti, tassazione e cose del genere, a un certo punto con un collega che è un economista molto famoso di cui sentirete parlare negli anni, uno dei leader mondiali in neuroeconomia, si chiama Aldo Rustichini ed è toscano, è dalla provincia di Grosseto. Avevamo scritto una cosa nota tecnica sul federalismo, per una serie di circostanze ho conosciuto quelli della Lega, mi sembrava una roba strana fin dall'inizio, però siccome io penso che un federalismo serio, che non ha niente a che fare con quello che hanno fatto, sia una delle cose fondamentali per salvare questo paese, ho provato a dargli una mano. Fondamentalmente mi sono capito con Mimmo Pagliarini, non col resto. Ho fatto l'advisor, come chiamalo come vuoi tu, il consigliere di Pagliarini in quei 6 mesi, poi ho mollato tutto perché ho capito che era una cosa destinata. La Lega era una cosa destinata alla tragedia e alla presa in giro del paese. Ma era proprio una curiosità. Questo è tanto, questo è tutto. Io leggo solo questa frase e poi la smentirai o la confermerai dopo, così andiamo in pubblicità con questa chicca. Boldrin ha detto: la politica è come il sesso. Dopo la pubblicità.
Bentornati ancora in compagnia di Michele Boldrin. Siamo nell'ultimo blocco del nostro incontro. Ci siamo lasciati con una tua frase. Vediamo se la confermi, soprattutto se ce la spieghi. Sì, l'ho detta. L'hai detta, intanto questa è una cosa. Voi come sapete che l'ho detta? Perché io mi ricordo una volta che l'ho detta ed era un ambiente assolutamente privato. Ma qui siamo giornalisti seri, ma qui sono anni che ci prepariamo a questa intervista. Io sono quattro anni che mi preparo alla tua intervista. Beh, quando ancora tu non lo sapevi. La politica è come il sesso, servono grandi passioni. Beh, però è bella, guarda, veramente bella. Sì, poi continuava, c'era anche l'aspetto pragmatico. No, comunque però intanto noi siamo romantici. No, la parte intera era quella, è vero. Okay. Cioè, io cercavo di dire, guardate, è questa idea. Cioè, anzitutto la politica utile, cioè quella buona, deve essere come il sesso. Anzitutto la fai per passione, perché ti piace. Ok? E poi devono esserci i risultati. E qui mi fermo. Ok? E poi ognuno di voi si misura i risultati come vuole, no? No, poi c'era una terza considerazione, se vuoi, un po' più volgare, ma siamo, vedo, minori non ce n'è, no? E siamo tutti adulti e vaccinati. Va benissimo, è un concetto da cioè. Il sesso, salvo rarissime eccezioni, il sesso bello che dà soddisfazione è quello che fai come hobby, non come professione. Il sesso come professione è sempre un po' sforzato, giusto? Invece quello che fai proprio perché c'è la passione, perché ti piace, che è un hobby, è un bel hobby, no? Non è che lo fai tutto il tempo, no, anche perché sennò muori. No, perché adesso parlando ecco, di la politica è un po' la stessa. No, niente di quello, nessuno di quello, era proprio una metafora. Mi può venire in mente il tuo aiuto. Lo vuoi vivere in quella maniera lì. No, e quindi... dico il tuo contributo alla Lega Nord, visto il loro famoso slogan, adesso forse capisco no, anche dove... Non c'entra assolutamente, era proprio questa la metafora, che era un invito a pensare... scherzoso, all'affare politica esattamente non come professione, non come melina e perdita di tempo e non come cinico esercizio del controllo del potere. Ma, tornando indietro al rovescio, uno lo fai perché c'è una passione, un desiderio di cambiare qualcosa, due perché cerchi di ottenere dei risultati e non chiacchiere vuote, cerchi di cambiare il paese, aggiustare qualcosa, far funzionare gli ospedali e tre cerchi di non trasformarli in una professione. Perché trasformare in una pressione necessariamente implica la corruzione. Questa è una cosa che gli italiani devono riuscire a capire. Il tarlo peggiore che alimenta la corruzione politica italiana è proprio questa cosa per cui noi pensiamo che la politica debba essere una professione a tutto tondo che rende bene e non una cosa in cui entri e esci, nella grande maggioranza dei casi. Poi per carità, in tutti i paesi c'è qualcuno che fa politica magari quasi tutta la vita o buona parte della stessa. Però è un'eccezione. Se lo prendi come hobby è una cosa diversa, perché allora non c'hai più bisogno di dover controllare, per esempio, centinaia di imprese come fa la politica italiana, perché devi piazzarci per la vita quelli che altrimenti un lavoro non ce l'hanno, capisci? Cioè, tutta questa, quando io leggo, e veniamo su un punto serio, anche se siamo nella fase forse che non volevi parlarsi serio, ma parlo serio. Perché noi vogliamo, insistiamo, che occorre progressivamente vendere tutta questa enorme controllo che lo Stato, nel senso dei politici, hanno su imprese che vanno dall'Enel, ai trasporti, alla Finmeccanica, alla RAI, eccetera. Non solamente perché è insano che un sistema politico che fa debito e rischia di non essere in grado di pagarlo tenga dall'altra parte degli attivi di valore quando potrebbe fare un cambio con gli italiani dicendo vi ripago il debito, prendetevi Finmeccanica. Cittadini italiani, ok? E gestitela voi come azionisti. Ma non solo per quello, ma perché bisogna togliere il formaggio ai topi. E quando tu hai Finmeccanica, Enel, che dipendono tutti dal ministro del tesoro, poi per forza i posti a Finmeccanica li assegna, secondo i suoi interessi privati, l'amico del ministro del tesoro, o in un altro caso l'amica o il cugino. Cioè, è troppo grande la tentazione. Rendetevi conto, sono due numeri, ma rendetevi conto, il PIL, se vi ricordate, è il valore totale di tutto ciò che produciamo in un anno. Bene, sappiamo già che il 47% di questo finisce in tasse e spesa pubblica, quindi quasi metà, giusto? Poi pensate a quanto PIL italiano producono Enel, RAI, Finmeccanica, Ferrovie dello Stato, Poste, Cassa Depositi e Prestiti, le varie municipalizzate, eccetera, eccetera, eccetera. Ho fatto due conti e un altro 30%. Questo vuol dire che su 100 lire di PIL che l'Italia produce, che gli italiani producono, 80 sono controllati dalla politica. Cioè questo non è un paese di libero mercato. Cioè rimangono i ristoranti, le pizzerie, i barbieri e 5-6 imprese private. Non puoi avere un formaggio così gigantesco gestito da 1500 topi. Chiaro che mangiano, ma neanche se sono San Francesco resistono.
Cioè è proprio lì la chiave della corruzione. Che è una chiave che tu, sì, tu spesso torni su questo punto, insomma, l'analisi anche per quanto riguarda la nostra classe politica, la classe dirigente. Allora a questo punto arriviamo proprio al presente, ci proviamo a cambiare le cose, come lo vedi tu Matteo Renzi? Uno che rischia di perdere il treno. Cioè si deve svegliare, secondo me, cioè non sveglio, si deve decidere cosa fa da grande. Non lo so bene che Italia abbia in mente, nel senso che devo dire è sempre rimasto sul vago. È una persona con certe capacità notevoli, grande organizzatore, simpatico, molto più simpatico di me, con abilità mediatica che io mi sogno di avere, ma a parte ha scelto di fare quella cosa a tempo quasi pieno. Però deve riuscire a dire se sta come parte di questa casta politico-burocratica che ha preso mano il paese 30 anni fa e continua a gestirlo male, oppure se ha il coraggio di fare un grande salto e di far parte. Io non dico mettersi alla testa, perché poi chi starà a testa lo si decide con le primarie, eccetera, ma di far parte di quel pezzo d'Italia che oggi la maggioranza, ci sono 46 milioni di elettori in Italia, per quella roba lì che sta al governo hanno votato 20, gli altri 26 hanno votato un'altra cosa o si sono astenuti, ecco. Far parte di quella cosa lì che prova a dire l'Italia va cambiata, lo Stato italiano va cambiato. Lui ha sembra avere questa strana idea che prenderà in mano il Partito Democratico e lo trasformerà magicamente nel partito del futuro. Adesso non c'è tempo, ma mi sembra un'idea proprio sbagliata, è sbagliata. Credo che ciò che finirà, anche che vincesse, che finirà macinato e consumato da quello che il PD è, nel bene e nel male, dall'apparato, dai sistemi di potere che il PD è e non può non essere altrimenti, e diventerà uno dei tanti, più carino, più simpatico, con un po' meno arrogante, un po' meno, se vuoi, corrotto, ma uno dei tanti. E quindi gli auguro di avere il coraggio di darci un taglio. E invece voi come state? Cioè... Noi stiamo male. Ma stiamo bene di idee, quanti male siete, di salute. Si può dire, cioè, quanti, ma di iscritti ce ne sono 10-11 mila, di attivi saranno 6-7 mila, non sono imbarazzo. Noi ci siamo ricostruiti, ci siamo messi a posto con grande fatica, abbiamo lanciato un'idea, noi siamo molto consapevoli che ci sono 20 milioni di voti da andare in cerca e a questi bisogna dargli un messaggio chiaro e anche convincente. La credibilità che avevamo all'inizio, che era enorme, ce la siamo sperperata, io non sono sciocco, non mi faccio illusioni. Quindi va ricostruita, per ricostruirla occorre un oggetto nuovo, anche gente nuova, non è che deve andare via la gente che c'è bisogno, che se ne aggiungano di nuovi, di credibili. Noi abbiamo lanciato un appello che renderemo anche più organico, ma lo stiamo lavorando, a tutti quelli che vogliono cambiare, che siano piccole organizzazioni, liste civiche, a partitini organizzati o non partitini organizzati, associazioni di categoria, associazioni professionali, a lavorare per costruire nell'autunno che viene un partito che per mancanza di termine migliore io chiamo liberal democratico popolare, ma chiamalo come vuoi tu, chiamalo... Rifare l'Italia? Rifare l'Italia, ma sì, quella mi è venuta per caso, poi ho scoperto che non si può. Ah no? No, perché sembra sia il nome di un gruppo di giovani del PD, guarda un po'. Ah. Io l'avevo detto proprio a caso nell'intervista con Perrino, per cui qualcuno si è preoccupato di andare a cercare in rete. Già non importa, però, insomma, chiameremo, lo chiameremo, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Non importa, cioè, qualcuno bravo si inventerà un nome. Io credo che ci sia bisogno di costruire un partito vero, unitario, italiano, che sia quello che dicevo prima, che cerca di far star bene quel 60-70% che voglia lavorare e cambiare e che dice esplicitamente a quel 30-40% che invece no, guarda, mi dispiace, nel caso mio, se governo io, tu non te la passi tanto bene come adesso. Altrimenti quella Italia che sta male, che finisce in cose insurrezionali o velleitarie come il Movimento 5 Stelle, che mi dispiace, non state le loro buone intenzioni, sta sprecando 10 milioni di voti senza capacità di incidere, le sta buttando via, o nel non voto, che è peggio ancora, cioè avere un paese dove 12 milioni, 13 quasi, su 46 di elettori potenziali si rifiuta di votare, vista la nostra tradizione, è un segno che non c'è una rappresentanza di sta gente, quindi dopodiché se si riescono a recuperare voti anche fra gli elettori del PD e il PDL, ma ben venga, non ti immagini, però c'è bisogno di costruire una terza forza, chiamala come vuoi, insomma, io non mi attacco ai nomi, mi attacco alla sostanza, quindi questo è il progetto che abbiamo lanciato, per questo progetto siamo in un certo senso disposti, stiamo tentando letteralmente di immolarci, adesso non voglio suonare troppo retorico,
nel senso che la struttura che c'è, la gente che c'è, vuole fondersi con altri per creare una cosa nuova. E, visto che il titolo era appunto è possibile ancora fermare il declino, speriamo di sì, poi ci concludiamo con questa domanda, però visto che tu sei un economista, questa domanda te la faccio, ti prego rispondimi nel modo meno barboso possibile, nel senso, e meno tecnico possibile, nel senso, quanta colpa della nostra crisi ha l'euro? Zero. Perché si dà spesso la colpa alla moneta? Perché non capiscono niente, dicono cretinate. Però adesso non posso fare il barboso. Per spiegarlo devo fare il barboso. Una via di mezzo? Non c'è una via di mezzo. Cioè, ah no, di barbosità. Sì. Ma guarda, è banale. Cioè, cerco di dirlo a esempio. Anzitutto, non ho mai trovato nessuno che abbia il coraggio di fare un dibattito serio con me o con altri, per carità, sull'argomento. Per chi fosse interessato, ci stiamo divertendo con Noise from America. Pubblicheremo una serie, mi hanno convinto anche a me di scrivere, una serie di cose semitecniche ma scritte facili per spiegare perché sono delle fregnacce queste dell'euro. L'euro ha avuto il grandioso regalo agli italiani di far ridurre lo spread fra il nostro debito pubblico e quello tedesco di 4 punti circa dal 96 in poi. Questo vuol dire che abbiamo risparmiato 4% moltiplicato il debito pubblico ogni anno. Fate un po' i conti quant'è 4% ogni anno di una roba che era quasi 2 trilioni già allora. Okay? È una valanga di soldi. Io calcolo sono circa 500 miliardi di euro regalati, nel senso che altrimenti avremmo dovuto pagarli. Abbiamo lasciato questa classe politica buttarli via, mangiarseli, sprecarli? Sì, colpa nostra. Per quanto riguarda le imprese italiane, guarda, l'export in realtà va bene e l'euro ce l'hanno anche tutti gli altri. Se tu guardi i dati ti rendi conto che non c'è nessuna relazione, ma nessuna, fra cambio dell'euro e capacità media delle imprese italiane o europee di esportare. È un fatto. Chiunque lo dica, lo dirà o per esperienza personale, ma forse dovrebbe guardare la sua impresa che in quel caso non funziona bene, o non ha guardato i dati veri. Quindi è una baggianata, non lo so, è una baggianata che purtroppo è il frutto della solita cattiva politica a cui Grillo si è iscritto. E cioè qual è la cattiva politica? Quella che ti dicevo prima. Quella che fa finta di avere una soluzione che va bene a tutti. Magica. E la cosa più magica di tutti è italiani, non dipende né dal sistema giudiziario, né dalla scuola che non funziona, né dall'università che non funziona, né dalle tasse troppo alte, né dagli sprechi spesi. Non dipende da niente di tutto ciò che vedete tutti i giorni. Dipende da una cattiva signora, un po' grassoccia, tedesca, che non ci permette di stampare euro a go-go, perché se stampassimo euro a go-go saremmo il paese più bello del mondo. Capisci? È una fantasia. È come quelli che pensano di risolvere tutto con i colpi di bacchetta magica. Però è una fantasia consolatoria che quando sei in grande difficoltà fa contenti tutti. Perché non c'è nessuno, tanto non paga nessuno, no? Basta stampare più euro. Tra l'altro si parla di questa ripresa già... Sentivo notizia di oggi, dicono che siamo fuori dalla crisi, una ripresa già nel 2013. Mm-hmm. Dice siamo alla svolta, l'ho sentito oggi al TG1. Forse stavano guidando, hanno passato hanno scalato dalla quarta alla terza, hanno avuto la ripresa. Ma guarda, non lo so. La gente ne dice, io capisco, Saccomanni fa il suo lavoro. Mi dispiace un po' di più che Ignazio Visco di queste cose, ma insomma, non c'è. Cioè, sta detto, le cose che cadono, grazie a Dio, non cadono per sempre, perché... Siamo all'ottavo trimestre o settimo, non mi ricordo più, di caduta continua, cioè che vuol dire che ogni mese è l'ottavo, no? Ogni mese, ogni trimestre stavi peggio di quello anteriore. Cioè, sta roba non può continuare per sempre perché alla fine muori di fame, ma in senso letterale, giusto? Quindi a un certo punto i processi di caduta molto rapida si fermano, tocchi un po' un fondo. Il fondo non è per sempre, poi dipende da quello che fai una volta che sei arrivato a fondo. Allora, siccome il dato statistico fa così, cioè il rimbalzino, se tu decidi magicamente che quella è la ripresa, vedrai che l'hanno già annunciata 14 volte. Okay. Allora, magari c'è, ma per carità, una delle cose che impari facendo l'economista serio è che certe cose non si dicono, non si fanno queste previsioni, mai. Quindi non la sto a fare. Io dico... Da quello che osservo non c'è nessuna ripresa seria, perché gli investimenti non sono partiti, il credito non è cresciuto, le offerte di lavoro non sono aumentate e soprattutto l'Italia non ha cambiato nessuna delle cose di fondo, tasse, spese, eccetera, che hanno causato la crisi. Il sistema bancario continua a essere incartato, eccetera, eccetera. Che quindi ci possa essere, finisco, una ripresa duratura lo dubito di gran lunga e credo che nemmeno Saccomanni se lo creda. Siamo in chiusura, quindi telegrafico, però Omar, vogliamo chiudere con un
messaggio positivo, non lo so. Ma il messaggio semmai deve essere Boldrin e tutto il filo a darci. Il messaggio è positivo, politica, cioè... però ecco, in realtà stemperiamo sorridendo però a mezza bocca perché stiamo parlando di crisi. Un mio amico cinese mi ha detto che in cinese la parola crisi ha le famose due figure, no? E quindi rappresenta pericolo e opportunità. E questa, insomma, si ricollega alla famosa aforisma di Albert Einstein, secondo cui sarebbe una grande benedizione la crisi per tutti, nazioni e popoli, perché solo dall'angoscia c'è creatività. Quanto in questo aforisma c'è di vero per Boldrin? L'hanno detto in tanti, cioè gli economisti citano sempre Schumpeter che spiega che appunto le crisi sono momenti di trasformazione. Quindi va benissimo. Il problema che bisogna capire però è che non è magico, è un'opportunità. Vale solo se la cogli. L'Italia l'ha persa alla grande nel 92-94. Guardate che questa è la riedizione di 92-94 moltiplicato per 5. Okay? Ed è moltiplicata per 5 in negativo perché non abbiamo afferrato l'opportunità offertaci dalla crisi 92-94. Cerchiamo di non perderla. La crisi è un momento, la difficoltà è un momento di opportunità solo se la afferri e cambi quello che devi cambiare. Se non lo cambi, ti freghi da solo. L'opportunità di cambiare c'è, certo, è possibilissimo, basta volerlo. Il punto è che devono essere italiani a volerlo. Al momento mi rammarico dire che non lo vedo, però sono anche contento di dire che incontro tanta gente che in realtà dice sì, io vorrei, qui bisogna riuscire a darsi a fare. Quindi il messaggio è quello, datevi da fare. Datevi, diamoci da fare. Io no? Mi sto dando da fare, quindi in questo momento mi sento di dire che avrei bisogno di, mi piacerebbe che fossimo di più, ecco. Ma certo, diamoci da fare. Però ecco, le idee che avevate per fermare il declino sono sempre valide, anche perché io direi il problema sì, anche è rimasto. Perché, è rimasto tutto uguale, anzi un po' peggio, quindi... infatti molti mi dicono, ma la linea politica nuova, ma non c'è nessuna linea politica nuova, il tumore è lo stesso dell'anno scorso, anzi un po' peggiorato, quindi le cose di fondo sono le stesse. È cambiato lo scenario, bisognerà adattarsi, per quello proponiamo di creare una cosa nuova, però le cose da fare quelle sono. Però davvero bisogna che la gente se lo prenda in mano, bisogna andare oltre questa idea che arriva il Boldrin, il Giannino, il faccia lei, no? Fate voi, di turno, il Zingaro, insomma chi che sia, e c'ha la bacchetta, o il Monti, e c'ha la bacchetta magica. Non è così, è come il sesso, bisogna farlo in tanti. Dammi uno solo telegrafico, un solo motivo per votarvi. Beh, sono uno solo. Uno, il più importante. Beh, siamo quelli che hanno visto le cose giuste prima degli altri. Questo mi sembra proprio fuori discussione. E andiamo dicendo da 10 anni, da ben prima di... Non so, forse non è soddisfacente, ma è la prima mai preso contropiede, quindi è la prima che mi è venuta. Dire che siamo anche più simpatici mi sembra un po' arrogante. Vabbè. No, nel tuo caso è vero. Io ringrazio, grazie di nuovo, un applauso a Michele Boldrin. Grazie. Grazie a Omar B. Grazie a voi. Gli incontri al Caffè La Versiliana tornano naturalmente domani sera. Grazie al nostro gentile pubblico, buon proseguimento di serata, arrivederci. Grazie.